10 agosto 2005, Assunción. Carissimo Don Massimo, la mia vita è un dono continuo del Signore. Sempre siamo stati coscienti che la nostra missione è quella di proporre quello che viviamo, per cui davanti a mille necessità della gente ci siamo chiesti: come possiamo fare perché tutti possano sperimentare la bellezza che viviamo? Da qui è nato prima di tutto l'editoriale, il bollettino parrocchiale e poi l'osservatore della settimana, cioè gli strumenti essenziali per un'educazione, perché il cuore della carità è l'educazione. In un secondo momento è nato l'idea del CAV, Centro di Aiuto alla Vita, per rispondere alle necessità delle ragazze madri. Osservando il dramma di queste ragazze e dei loro figli senza papà, è sorta la domanda: perché non costruire la scuola per la loro formazione? E da questa domanda è nata la scuola. La stessa cosa è successa per quanto riguarda la clinica. Un giorno, guardandoci in faccia dopo aver visto morti ammalati e abbandonati, ci siamo chiesti: cosa possiamo fare per loro? La risposta che ci è passata immediatamente per la mente è stata: facciamo una clinica. E un giorno ci siamo detti: perché non facciamo una clinica per tentare di rispondere a chi sta morendo? E ci siamo anche chiesti: e come vorremmo farla? Noi che non siamo capaci, non abbiamo mai visto una clinica, non sappiamo neanche l'abecedario. E da lì, da questa domanda, è nata un'altra domanda: tu com'è che vorresti morire? Seconda idea grande della clinica è che non si può curare gli ammalati terminali se non incontrano il Cristo Eucaristia, per cui il cuore della clinica è l'Eucaristia. Testimonianze penso che ne avete viste tante anche voi, avete sentito Jimmy malato di AIDS, ma come Jimmy è la stella che dice che questa praticamente è la sua casa, che nonostante abbia 5 figli lei desidera stare qui, perché si sente amata, si sente accolta, non si sente giudicata, perché dove c'è Cristo c'è l'amore, e c'è quell'amore. Perché sei ma tranquilla qua, e mi tratta ma mejor che in mi casa, mi mima mata, in mi casa no, no. E entonces io me hallo acá, no me quiero irme más. No, muore más. Miedo a la muerte no tengo. Y me dan a elegir. ¿Tienes miedo de dejar tus hijos esto? Ahora ya no. No. Antes sí. Cuando no le conocía a Cristo. Hasta puede faltarme el aire. Pero que no me falte Jesucristo. Tutti gli ammalati che vengono dopo un'iniziale preoccupazione e incertezza perché pensano di trovare un ospedale più fra tanti, se non conto dicono che sta l'antisala del paradiso. Desde que mi hija se enfermaron yo perdí todas las esperanzas. Yo no quería saber nada de Dios ni de nadie. Nunca me imaginé encontrar un lugar como este, acá en Paraguay, porque tanto recorrí y nunca encontré algo igual. Es un paraíso. Y no pierdo la esperanza de que mi hija se cure o que se cumpla la voluntad del Señor. Eso yo acepto. È che la clinica che si ispira un po' come tutta la realtà della parrocchia al modello delle riduzioni vive a fianco della scuola, per cui il bambino da 3 anni in su e si educa a vedere nella morte, nel malato, come dimensioni della vita. E oggi avremo un altro matrimonio di un malato di AIDS, gravemente malato, e della concubina, che anche lei gravemente malata, cieca, per l'AIDS trasmesso da lui. E non è un'isola felice in un mondo di sporcizia, è un pezzo di mondo libero dalla sporcizia e che permette a tutta questa sporcizia che contempla questa bellezza di poter riscattarsi e trasformarsi in bellezza. Costruire. Mi vengono in mente la chiesa di Alverca in Portogallo, alla periferia di Lisbona,
la prima nel mondo dedicata ai due pastorelli di Fatima. Mi viene in mente la chiesa di Nairobi, che abbiamo da poco terminato di costruire, come una grande tenda in mezzo alla periferia di quell'immensa capitale. Una tenda che raccoglie la popolazione della nostra parrocchia e anche di tante parrocchie vicine. Ma forse quando penso alla parola costruire, penso di più ancora alla sfida educativa che noi viviamo qui in Paraguay, ma che viviamo anche negli Stati Uniti d'America, dove alcuni di noi sono impegnati nell'insegnamento, in Canada, a Roma, tanto per citare soltanto alcune località, oppure nell'educazione che alcuni di noi ricevono in Messico nel seminario che abbiamo da pochi anni aperto per i giovani dell'America Latina. Sì, costruiamo delle case talvolta, ma soltanto perché esse servono per aiutare la costruzione delle persone. Carissimi, vi ricordo ogni giorno nella messa e nel rosario, ma soprattutto alla sera, quando prima di dormire faccio il giro del mondo recitando l'angelo di Dio. Il popolo canta la sua liberazione, il canto a storie cominciato a raccontare. Il canto a storie il tessitore ha cominciato a dipanare. Il tessitore ha cominciato a dipanare. Sento la vita che mi scoppia dentro il cuore. Sento la vita che mi scoppia dentro il cuore. Cammina l'uomo quando sa bene dove andare. Cammina l'uomo quando sa bene. Il popolo canta.